c'è concorrenza in questo momento con le nuove generazioni. Il problema dei creativi in generale, designer, musicisti, attori, che in questo momento hanno l'arroganza di voler fare tutto veloce, deve essere tutto immediato, non c'è voglia di studiare, non c'è la passione per una storia di quello che stanno imparando, di cosa un giorno possa diventare la loro storia. Non so in realtà se era la passione per la moda o era la passione per l'arte in genere, sono sincero, perché da quando ero piccolino che mi piaceva il teatro, la musica, la danza, perché poi ho fatto anche danza e mi piaceva molto disegnare. Credo che la passione, o quella che poi è diventata la passione per la moda, sia nata verso i 12-13 anni in maniera forte, ed è quella che poi mi ha portato a 14 anni a decidere di andare via dall'Italia. È stata una scelta un po' azzardata e un po' obbligatoria, perché la mia famiglia non aveva le possibilità per farmi studiare come designer di moda in un'accademia. Ho lavorato per 2 anni quasi come cameriere, ho messo via un po' di soldi e poi sono partito per gli Stati Uniti, senza parlare un briciolo di americano, ma neanche di inglese, e con pochissimi soldi in tasca, e sono arrivato da Kevin Carrigan, ed è stata la scuola più importante della mia carriera e della mia vita. È un'esperienza di vita a 360 gradi. A 20 anni sono rientrato dagli Stati Uniti. Ho deciso di rientrare perché avevo voglia di mettermi in gioco di nuovo, di cominciare quello che per me era il vero percorso da designer. In Italia ho avuto tante difficoltà a rimettermi in gioco, perché è un paese ostile, soprattutto per una persona che non ha fatto una scuola e che non è dovuta sottostare a determinate regole che ci sono. Però ho avuto la fortuna, devo dire, di incontrare le sorelle Fontana a Roma, che mi hanno dato la possibilità di ricominciare, e di cominciare alla grande, perché comunque ho cominciato in uno degli atelier più storici della moda italiana, dove ho cominciato a imparare cos'era la couture, cos'era l'amore per il bello, cos'era l'amore per le donne, e soprattutto avere la possibilità di lavorare con vere premiere, vere sarte, e di conoscere ancora, per fortuna, perché all'epoca c'erano ancora, un po' di vere celebrity e non personaggi televisivi. Da lì poi mi sono spostato, sempre restando nell'ambiente romano, da Gattinoni, dove ho avuto il piacere di lavorare col mio primo maestro, per me, perché è stato uno dei pochi creativi con cui ho avuto il piacere di lavorare in questi 25 anni di carriera, con Guglielmo Mariotto. Ho avuto la possibilità, ed è stata la mia prima grande celebrity, di vestire per la prima volta Julia Roberts, ed è stato bello perché l'ho gestita con l'incoscienza di un ragazzino di 20 anni, quindi quando mi sono trovato di fronte lei, per me era trovarmi di fronte una persona qualunque. Quindi è stato più facile parlarci, lavorare, e ho notato che a lei piaceva questa cosa di non essere trattata da celebrity, ma essere trattata da persona. All'inizio ero indeciso se scegliere Milano o, per quello che poi è diventato il mio prodotto, partire direttamente da Parigi. Milano ha comunque la maggior parte dei talenti che ancora utilizzano la sartorialità. Hanno ancora la libertà di espressione, che per carità anche Londra e Parigi, però qui c'è ancora l'amore per il bello, quindi nella Fashion Week di Milano trovi la bellezza, il glamour, la commerciabilità, il prodotto e l'internazionalità, che non trovi comunque nelle altre Fashion Week. Sicuramente mi è rimasta l'incoscienza di 25 anni fa, quell'incoscienza che mi ha portato appunto negli Stati Uniti, che mi ha fatto cominciare questo lavoro, quell'incoscienza nel fare un abito che casomai può essere complicato e immettibile, ma crederci, l'incoscienza di andare contro un sistema moda, perché sono un giovane imprenditore che in questo momento è contro un sistema moda
ben settorializzato. Credo che Mario Odice sia offline in tutto ed è quello che mi piacerebbe un giorno che chi possa poi prendere in mano le redini del mio brand, che non sia questo giorno 20-30 anni, ma che sia tra 10 anni, quindi quando ancora il brand è giovane, ci sia un altro designer giovane, abbia la stessa mia caratteristica, che sia una persona offline, assolutamente. Spero che questa intervista, questo video arrivi ad un altro ragazzo, ad un'altra ragazza come me offline, che abbia il coraggio appunto di prendere in mano la sua vita e di farla diventare offline.